Lui è un veterano della faccenda, un vecchio di merda. Un vecchio di merda. Dalla regia, un vecchio di merda. Signore e signori, Daniele Racco, un vecchio di merda. Sopravvissuto. Com'è? M'hanno vaccinato, Ho fatto la prima dose di AstraZeneca, lo dico. Così, cazzo, ma non sei così vecchio? Sì, no, perché sono fragile. Sono diabetico. Per una volta è servita tutta quella cazzo di cioccolata. Ok. In realtà mi fa piacere essere qui, essere stato invitato. A me piace fare le serate collettive, le stand-up comedy, perché sono sempre veramente più vecchio. Proprio l'età. Cioè, alcuni di loro potrebbero essere miei figli, me escluso. Pazzicato. Comunque, questo è un periodo strano, un periodo dove veramente tutto è cambiato, no? Io l'anno scorso ci ho creduto, agli andrà tutto bene, agli arcobaleni, cazzo, io ci ho creduto, io ho cantato l'inno, perché ci ho creduto, l'inno di merda della storia degli indi, cazzo, alle 6, l'ho fatto anch'io, come mio figlio dice, papà, che cazzo fai? Sii orgoglioso, dai, per una volta anche noi come francesi, dai! Ci ho creduto agli infermieri eroi, ai dottori martiri, io ci ho creduto, a quelli che guidavano le ambulanze, che passavano in sirene, tutti. Un anno. Gli infermieri sono già le merde che si addormentano sul posto di lavoro. I medici martiri sono già quegli stronzi che ci vogliono inoculare un vaccino, non è stato sperimentato troppo poco, perché non ci sia sotto qualcosa. Quelli che guidano le ambulanze sono i bastardi che si vaccinano prima di te. E già, ma sì, porca te, perché alla fine noi indossiamo una mascherina, ma sotto la maschera di brave persone che ci mettiamo, non l'abbiamo mai tolta, in realtà siamo delle merde, siamo degli stronzi da sempre, non siamo diventati più, abbiamo giocato ai buoni per un po', ma in realtà siamo degli stronzi, io esco di casa. Anche adesso, no? Iniziamo, uscire un po', trovi sempre quello che ti conosce, si avvicina a mezzo metro, tira giù la mascherina per sentire meglio, dice. Collegamenti strani. E ti fa così, ti fa, come stai? E lì a me partono miliardi di sinapsi, file che si aprono, che mi verrebbe voglia di dirgli come sto? Allora io sto in continuo equilibrio precario tra il desiderio di diventare famosissimo ancora dopo 30 anni e riempire i teatri di mezza Europa e il desiderio altrettanto forte di sparire per sempre a pescare tonni a Gloucester, Massachusetts. Con un parorecchi militare a prova di minchiata. Sto che ogni volta che esco di casa mi verrebbe voglia di portarmi dietro la mazza da baseball a colpire tutti quegli stronzi che non rispettano la fila, tutti quelli che non vedono le persone che gli stanno intorno, che non vedono il ragazzo che chiede le monete fuori dal supermercato, che non rispettano la fila ma che vogliono andare in chiesa la domenica perché è importante pregare. Nonostante tutto, mi verrebbe voglia forte, cazzo, mi verrebbe voglia di incontrare finalmente qualcuno che lavora a YouTube e chiedergli nella mia ignoranza informatica perché se io una sera guardo un video di Ricky Gervais dopo me ne proponi due di Brignano. La faccio facile che la capiscono tutti. Perché se guardo un video dei Led Zeppelin poi mi dice guarda che ci sono anche questi dei Maneskin che non so. Non mi dite l'algoritmo, porca troia, perché se esistesse veramente questa cosa qui, se tu guardi due video di Brignano di fila o due dei Maneskin di fila, dopo ti deve venire fuori per algoritmo un tutorial di Salvatore Aranzulla che ti spiega come disattivare la DSL per sempre. Sto così! Tra il divertito e l'incazzato, invece cosa faccio? Mi tengo tutto dentro, queste cose non le rispondo. Mi avvicino anch'io, tiro giù la mia mascherina, dico se ce la va a fare culo mia tata, ecco. Questa soddisfazione. E gli dico, bene dai, me la cavo, perché ho quasi 50 anni, ho imparato a disinnescare.
Che bello, eh? Sto facendo cagare quel Peter cazzo lì, ho imparato a disinnescare. No, no, non in quei modi stupidi per salvare improbabili rapporti di coppia, evitando di fare domande tipo dove sei stata, con chi sei stata, è la prima o la seconda volta che ti togli i vestiti oggi, no. Non è quello disinnescare. Disinnescare è quando incontri questa gente qui, che non ha capito un cazzo, quelli che dicono non ce lo dico, questa gente qua li incontri, abbiamo incontrati tutti, no? E allora, ecco, io me lo immagino una cosa un po' tipo Matrix, il disinnescare. Quando scrivi i proiettili, no? Con delle frasi apposta. Cioè io mi vedo, proprio che faccio... Ma alla fine diciamo la stessa cosa. A monte ti posso dare anche ragione. E poi quella principe, scusa, ma mi scade il parcheggio. Bisogna farlo. Mi piace, lo dicevo prima. Io ho fatto, come molti di noi, ho provato a fare le cose online, io ho fatto la cosa online più preponderante che ho fatto questo spettacolo che porto nelle scuole sulla mia dipendenza dal gioco d'azzardo, è stata un'esperienza incredibile. TAD, teatro a distanza, molto bello, già è difficile portare gli studenti a teatro la mattina, ok? Tu immagini 200 studenti a teatro, vedo uno stronzo che gli racconta che giocava alle slot machine, ok? Tu prova a farlo via Zoom. Perché è il mezzo, capito? Zoom, io non so, immagino che tradotto voglia dire una cosa vestito dalla cintola in su, ma lo so sicurissimo. Comunque, 200 studenti collegati, io in camera mia, col fondale nero, che racconto questa storia, Zoom da, è il mezzo, capito? Il bulletto, no? Quello, oh, minchia, però quelli lì esistono, cazzo. Io per convenzione chiamo Bruzzone. Così, per convenzione, in ogni classe c'è un Bruzzone. Andate dietro con la memoria anche della vostra. C'era un bruzzone, sicuro? O una bruzzone, C'era, se non c'era, siete voi, cioè eravate voi. Quindi, che è quello che rompe il cazzo in queste occasioni, no? Si parte, oh, ragazzi, mi raccomando, microfoni spenti, poi ci andiamo dopo per il dibattito. No, io parto, questa cosa qui, mi presento, faccio tutta la mia roba del giocatore, no? E questo, tre secondi di trap fortissimo. Impossibile da individuare, capito che cioè, è un jump, no? Solo che io è giovane, agile, io sono un vecchio pugile alla fine. Continua, bruzzone, è meraviglioso. Io racconto di quando sono lì sul ponte, indeciso se buttarmi di sotto oppure non farlo. Allora gli racconto di perché non l'ho fatto. Io non l'ho fatto, adesso lo voglio dire vero. Io non l'ho fatto, io non mi sono buttato da quel cazzo di ponte 5 anni fa perché ho pensato, adesso io mi butto sotto, domani Facebook sarà pieno di rip. Non ce la posso fare. Tutti i miei colleghi che raccontano aneddoti meravigliosi della nostra vita da comici, mai successi, ma tanto io non posso smentire perché sono spiaccicato. Ma voi dici merda, non è vero, non puoi, capito? Brignano che piange in un film. No, non gliel'avrei mai data questa soddisfazione. Ho pensato anche che qualcheduno, qualche produttore del cazzo, di quelli che avevano detto no, sei troppo giovane, no, sei troppo vecchio, no, sei troppo grasso, no, sei troppo qualcosa che non mi viene, dicesse faccio il festival della comicità alla memoria di Daniele Rappo. Poi ho pensato che potesse vincere uno che mi sta sul cazzo, così sono sceso e sono tornato a casa. Allora, io faccio questo racconto e il Bruzzone mi fa finire il racconto molto sportivamente, poi accende il microfono per un secondo, non la telecamera, il microfono, e fa, minchia, se si buttava avevamo già finito. Ecco, questa è la situazione. Poi si arriva al dibattito post spettacolo qui dal meglio, cazzo, perché sparate, no, ma io lo volevo invitare stasera dopo il bike perché veramente è meraviglioso sto ragazzo, esiste, vi giuro, vero, che mi fa la prima domanda, oh tipo, così, no, nome, non so di cazzo, oh tipo, ma i capelli li hai persi al gioco, mica, veramente. Comunque io non ci credo che non giochi più, così buttata lì, per perdere le due ore di matematica successive, capito? E poi l'ultima, io ringrazio tutti, vabbè ragazzi siamo quasi alla fine, c'è una domanda, tipo, vabbè, fa, Juve Roma, cosa metto? Oh, sei un cretino. Però siccome Bruzzone sta vincendo ai punti questo match tra me e lui, capito? Io non posso permetterlo, perché io sono il vecchio leone, vaffanculo, finché ce la faccio, io tazzando alla giugulare, e chiudo, come chiudo tutte le volte questi collegamenti, questo spettacolo, chiudo sempre così, dico, beh ragazzi, io mi auguro che questa mattinata, queste due ore che abbiamo passato insieme, vi siano servite, io mi auguro che se un giorno vi troverete di fronte al gioco d'azzardo, insomma, vi ricorderete delle mie parole, tranne te, Bruzzone! Tu punta
sta tutto sul rosso e non ti preoccupare. Allora, però io so che mi è rimasto in mente, torno un passo indietro, me sul ponte, no? Allora, ve lo dico, una roba di 5 anni fa, per me è proprio tutta un'altra vita in questi 5 anni, tutta un'altra vita, ho cambiato proprio anche il modo di stare sul palco, ho cambiato tutto. Però, non ho, state tranquilli, non ho, c'è proprio in programma di venire a mancare nell'immediato. Però, già che ne parliamo, vorrei che foste pronti. No, voi, io sono morto, che cazzo me ne frega. Allora, no, perché, essendo io... degno dell'isola dei famosi, quanta notorietà, sono degno dell'isola dei famosi, fine. Che tu vedi l'isola dei famosi, arrivo io col perizoma, hai capito? E questo chi cazzo è? No, sono degno, ho questo tipo di notorietà. Allora sicuramente la mia dipartita sarebbe coperta dai media, quantomeno locali di Genova, i giornali andranno in giro a fare le domande. Allora io lo dico, l'ho detto ai giornalisti, degli amici giornalisti, ho detto mi raccomando non scrivete quella cagata, molto attivo sui social, perché non è vero, non è vero, sono i social che sono attivi con me da dietro, perché io ci provo, capito? Avevo appena imparicchiato a fare le stories di Instagram. Minchia, sono su Clubhouse, sono su TikTok, io non ce la faccio, non riesco a inseguirvi a sta maniera qua, non ce l'ho il vostro ritmo, poi che cazzo faccio su TikTok? Ma perché? Sembrerei l'orso Balù, quindi no, rimango sempre indietro di uno, quando io arriverò su Clubhouse, loro saranno sul nuovo pep, e io sarò sempre indietro di uno, quindi vaffanculo, ho chiuso Instagram, mi sono tutti coglioni. Allora però, quindi non sono attivo sui social, non scriviamo sta cazzata, anche quella cosa tipo era gentile, salutava sempre. No? No, perché saluto quando cazzo ne ho voglia, prima. Poi gentile manco per il cazzo. Ieri, ad esempio, ho preso la bici mio figlio, buttata per terra, lui era sopra, per dire. Quindi, sono cagato. Non voglio che vengano dette bugie. Non voglio, ti rifiuto. Potrei ambire a un servizio della mia morte a studio aperto, sì, però dipende anche dalla dipartita, ma i miei figli mi sembrano bravi ragazzi, quindi non credo. Torniamo sempre a noi. Una cosa ci tengo, allora funerale, lì mi raccomando ragazzi, funerale se verrete, mi auguro di sì, è gratis, quindi, perché no? Per un genovese è già una cosa. Allora, ci sarà sicuro un vecchio, Genova è piena di vecchi, la città dei vecchi, proprio più vecchi d'Europa, Genova, ci sarà sicuramente un vecchio che si avvicinerà al funerale e dirà chi è morto. Allora ragazzi, chiunque di voi succeda, dico anche ai colleghi, chiunque di voi succeda, la risposta deve essere unica, lapidare, sto cazzo, forte! Che voglio che a un certo momento della funzione si senta forte, sto cazzo, così! Questo è l'effetto comico che voglio. Se il vecchio non capisce che lo state perculando, andate avanti. Non si sa, ma seguiamo la pista anarchica, che è una frase che voglio al mio funerale. Perché in Italia non è come non è, ogni volta che succede un cazzo si segue la pista anarchica. Ma amica, perché gli anarchici veri, quelli che io mi ricordo perché sono vecchio, non esistono più. Gente troppo sensibile. No, per questo mondo cinico, freddo, possibile. Gente che non ce la farebbe in un mondo così, gente che preferisce farsi suicidare, magari cadendo da una finestra, piuttosto, capito, che affrontare una roba del genere. Gli anarchici veri non esistono più, si sono inventati delle robe, sono due fazioni sostanzialmente, no? Ci sono gli anarco-insurrezionalisti, che sono quelli che sono buoni per tutto, va bene per ogni cosa, dalla bomba al parcheggio in doppia fila, dai tafferugli alla risa aggravata, lì anarchici silenziosi. E poi ci sono gli anarchici informali. Si pensa agli anarchici informali. Che cazzo sono gli anarchici informali? Come sono gli anarchici informali? Sono quelli che escono così, come si trovano a casa, a fare le cose da anarchici. Cioè, come sono gli anarchici informali? Io me li immagino che pontificano nei salotti dei. No? Ricchi me li immagino. Anarchici con Rolex. Che gente che però non le ammolla, quando c'è da fare una cosa la fa, cioè questi sono capaci che ti scrivono sui muri con lo spray glitterato
sbirri merde. Prima di sparire nella notte con un fattino elettrico, attenzione! Stiamo parlando di gente così, eh! No, vabbè, brevemente sulla politica, brevemente, è successo un po' qualcosa quest'anno, abbiamo cambiato il governo, diciamo, cioè abbiamo questo governo che è una roba, ma come cazzo c'è venuto? Ma il governo Draghi è una figata, perché sembra un video di Pornhub con tutte le categorie dentro. Tutto Grammy, International, non ci ho messo midget perché fare le battute su Brunetta sembra brutto. Comunque lo fate perché non lasciamo indietro nessuno, quindi vaffanculo. Però abbiamo questo, no, poi c'è quello che ha colpito la mia fantasia. Stai a casa, cazzo fai, guardi il telegiornale, ogni giorno guardi il telegiornale, perché poi ti danno il bollettino, quindi lo guardi, ti senti un voyeur della morte delle persone, però lo guardi, nel frattempo segui la politica. Letta, segretario del PD, questo PD che si scinde, PD, mentre noi siamo qua, fa spettacolo, si scinde. La sinistra italiana si scinde. Cioè quest'anno il PC, che nasce per scissione dal Partito Socialista 100 anni fa a Livorno, farebbe appunto 100 anni, compleanno, non si è presentato alla festa perché nel frattempo ha continuato a scindere. Si scinde, si scinde. Ma delle cazzate, per la mozione del compagno Crisafulli sulla pregiudiziale della mozione del giorno precedente. Che cazzo è detto? Ci siamo scissi. A minchia. C'è questo PD che non sai bene, c'è questo qua che è un democristiano, lo fanno segretario, un democristiano lì, lo fanno segretario, dice, segretario democristiano, ma sì, vaffanculo. Lo fanno, lui però, ma non vi fa pena quando lo vedete. A me fa una tenerezza. Era a Parigi, a fare il professore, a Parigi, professore, tutta teoria, niente pratica, non devi dimostrare un cazzo, insegni. Il mestiere più bello del mondo. Beh, è lì. Quegli studenti che lo adoravano, bravissimo, bravissimo Enrico Letta. Sveglio ogni volta che entrava sui piedi sui banchi. Capitano, mio capitano, lui vedo felice. Io me lo immagino Letta la sera che torna a casa con le baguette sotto il braccio, ambientatissimo. C'ha già il maschietto, la magliarina, Parigino, Parigino, proprio lo stereotipo. Camminava lungo la sera, faceva un aperitivo, un mimosa, arrivava a casa, Gesù alla mesoma, un amore. Enrico, anche amato da Roma, tu tu le baguette per terra, pari. Zingaretti si è dimesso, no! Vogliono che torni per fare il segretario, no! Si è preso 48 ore per decidere. In realtà doveva finire per venire, no! 48 ore, la detto. E poi alla fine accettato, io quando lo vedo penso che non basta chiamarsi Enrico per essere il segretario di un partito di sinistra. Ora, dico solo l'ultima cosa. Però siccome, mentre vi dicevo, eravamo qua, hanno continuato a scindersi, si scindono, comunisti italiani, comunisti meno italiani, un po' più italiani, si scindono, allora arriveremo al punto che saranno i partiti comunisti uninominali, sarà il partito Fratoianni italiano, con lui. Lui fratto Ianso, allora vaffanculo, lo faccio anch'io. Faccio il partito Oracolo Italiano di sinistra, lo dico da sempre. Lui dice, ma non sei più a sinistra? No, io sono rimasto lì, sei intorno che è successo lì. Allora, simpeliero, sono rimasto lì, non mi è cambiato un cazzo. Allora, però, io ci avrei un punto, ne ho tante, tante cose da dire, io direi che la gente in mezzo al mare va salvata, direi che prima di parlare di trafori, bisogna guardare bene come funziona, direi un sacco di cose serie, però una cosa ce l'ho, che proprio voglio, da genovese, lo dico, una cosa locale, sono vietati su tutto il territorio nazionale i tributi a Fabrizio De André. Fermi, per legge, ma io sono cristiano. Non è una questione religiosa, sono vietati e basta, e poi cristiano porta troia sei grande che inizi a cantare le tue. Grazie.